Salve, ben trovati con l'informazione del TG Blu. In apertura la cronaca, andiamo subito a San Ferdinando di Puglia perché lì i carabinieri hanno scoperto una vera e propria centrale del riciclaggio. Trovate auto, scocche e motori per oltre 1 milione di euro. Ammonta circa 1 milione di euro il valore della merce recuperata dai carabinieri a San Ferdinando di Puglia, che hanno scoperto una centrale di riciclaggio e sottoposto a fermo di polizia un cittadino ucraino di 33 anni con le accuse di ricettazione e riciclaggio. Nel corso di alcuni controlli nei capannoni nelle zone di campagna, i militari hanno trovato un podere adibito al riciclaggio di mezzi rubati. In particolare i carabinieri hanno trovato 2 camion rubati pochi giorni fa a Ruvo di Puglia e di proprietà di un'azienda di Crotone. Un camion rubato a Matera, 2 camion rubati su cui sono ancora in corso accertamenti, 5 furgoni adibiti al trasporto di quotidiani rubati la notte stessa a Taranto, 4 auto rubate in varie località della provincia di Bari, di cui 2 già smontate, 20 motori di auto di vario genere e un mezzo meccanico. Tra le parti recuperate anche scocche e motori d'automobili di grossa cilindrata, tra cui Jaguar, BMW e Mercedes. Il valore della merce recuperata, come detto, ammonta a circa 1 milione di euro e, a parte i motori e le 2 vetture già smontate, l'intera rifurtiva è stata riconsegnata ai proprietari. Alla vista dei militari, lo straniero ha tentato la fuga, ma è stato bloccato e, come detto, fermato. Cambiamo argomento e parliamo del grano, perché si è costituita ufficialmente questa mattina a Foggia l'associazione Grano Salus, che ha tra gli obiettivi quella di valorizzare il prodotto italiano ma anche tutelare il cliente. È stata costituita ufficialmente questa mattina a Foggia Grano Salus, l'associazione che ha tra gli obiettivi quelli di valorizzare il grano prodotto in Italia nella capitanata e di tutelare il cliente che non conosce con quale tipo di grano viene prodotta la pasta che sta mangiando. Nel 2015 l'Italia ha importato circa 4,3 milioni di tonnellate di frumento tenero, mentre sono 2,3 milioni di tonnellate di grano duro quelle che arrivano dall'estero, in particolare da Canada, Australia, Russia e Kazakistan, importazione che causa una crisi del grano italiano, ma il grano che importiamo, per esempio dal Canada, matura artificialmente con il glifosato e sviluppa funghi e micotossine che arrivano sulle nostre tavole, nella pasta e nella farina che mangiamo. Invece il grano prodotto in capitanata matura naturalmente con il sole dei mesi estivi e dunque non contiene funghi o micotossine dannose per la salute umana. Senza contare che i prodotti artificiali che vengono utilizzati per coltivare il grano in Canada sono al bando in Italia. Tra gli obiettivi anche dell'associazione il riconoscimento della Commissione Unica Nazionale per stabilire il prezzo del grano, uno strumento che potrà garantire il giusto riconoscimento alle produzioni locali. L'associazione Grano Salus, oggi costituita formalmente dal notaio, avrà 2 obiettivi fondamentali. Il primo, quello di tutelare i consumatori attraverso analisi trasparenti sui derivati dei cereali, pasta, pane, prodotti da forno e quant'altro. Il secondo, assicurare la trasparenza dei meccanismi di formazione dei prezzi attraverso l'istituzione di una commissione unica nazionale CUN, che a breve sarà istituita dal Ministero. Restiamo in tema perché si svolgeranno a Foggia, su iniziativa di Confagricoltura, la presenza del Ministro Martina, agli Stati Generali del Grano Duro. Il Presidente Onofrio Giuliano ci anticipa i contenuti del convegno. La crisi del prezzo del grano, i produttori che si ritrovano soli e senza garanzie, le importazioni sempre più massicce di grano dall'estero, i notevoli limiti di stoccaggio, i diverbi tra produttori e industria molitoria. Tutti temi che saranno affrontati a Foggia venerdì 28 ottobre con il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, che parteciperà agli Stati Generali del Grano, appuntamento organizzato da Confagricoltura. Onofrio Giuliano. Noi abbiamo voluto focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sul grano duro, anche al fine di cercare di dare un contributo per la risoluzione di un problema che quest'estate ha avuto delle conseguenze drammatiche. Ci auguriamo che il ministro Martina ci dia delle risposte, che non siano delle disposte pannicelli caldi, perché di pannicelli caldi noi non abbiamo bisogno. Vogliamo capire se è opportuno continuare sulla coltura del grano duro o se dobbiamo dire agli agricoltori di farsi bene i conti in tasca e di evitare le prossime semine. E alla luce degli ultimi problemi che hanno attanagliato il settore, in capitanata si fa sempre più serio il rischio che quest'anno si semini meno frumento. Danilo Lolatte, direttore generale CIA Puglia.
Questo è il rischio ed ecco perché deve continuare la discussione nel trovare delle soluzioni sotto un profilo economico ma anche sotto un profilo tecnico ed ecco perché è importante continuare a battere i pugni per ottenere degli accordi di filiera che salvaguardino il reddito degli agricoltori, ma soprattutto noi chiediamo in maniera forte che il piano cerealicolo nazionale viva della sua attuazione così come è stato pensato, immaginato e scritto. Fa tappa anche in Puglia e precisamente a Foggia, Sudact 8, l'iniziativa dell'UGL che mira a rilanciare il settore agroalimentare dell'Italia meridionale. Tra gli ospiti anche Renata Polverini. Agroalimentare tra sviluppo e conservazione del territorio, il Sudact di UGL fa tappa a Foggia per discutere sul rilancio concreto della Capitanata. Giovanni Condorelli, segretario confederale UGL. Noi riteniamo che il master plan di Renzi sia insufficiente. Insufficiente perché include alcuni territori e ne esclude altri. Il Meridione ha bisogno di una visione unica, quindi un solo grande patto per il Mezzogiorno che passi attraverso una fiscalità di vantaggio. Quindi diamo la possibilità alle industrie di poter investire o di poter essere attratte nel nostro territorio azzerando le tasse, proprio azzerandole come fece tanti anni fa l'Irlanda del Nord. Rilanciare l'agroalimentare promuovendo la filiera dalla Capitanata si può. Gabriele Taranto, segretario UGL Foggia. L'agricoltura in provincia di Foggia abbia raggiunto un buon livello. Oggi penso che dall'incontro, dal dibattito che ne scaturirà sicuramente degli ingredienti più per migliorare la situazione dell'agroalimentare in provincia di Foggia, sicuramente ci saranno degli spunti interessanti, perché penso che adesso noi dobbiamo puntare al meglio per migliorare la situazione economica dell'agroalimentare di Foggia. Al dibattito ha partecipato anche la vicepresidente della Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, Renata Polverini, che si è confrontata con la deputata del PD Colomba Mongello e con l'assessore all'agricoltura della Puglia, Leo Di Gioia. Noi cerchiamo di discutere anche con rappresentanti del Partito Democratico, quindi il partito che sostiene il governo Renzi, delle azioni da mettere in campo, non soltanto chiaramente in agricoltura, perché siamo convinti che i master plan di Renzi sono vuoti di contenuti e soprattutto che assegnano risorse già del Mezzogiorno d'Italia. Io penso che all'interno di una più ampia politica industriale il settore dell'agroalimentare deve avere un ruolo centrale, quindi un settore e dei territori, quelli del Mezzogiorno, da cui ripartire. Ci aspettiamo in finanziaria, per esempio, un impegno anche in termini di rilancio della politica industriale in agricoltura. E al convegno dell'UGL è intervenuto anche il professor Federico Pirro, docente di politica dell'industria presso l'Università di Bari, che ha esaltato la Capitanata agricola. Professore, per rendere competitivo un territorio, parliamo ovviamente del Mezzogiorno, ma in particolar modo della nostra terra, la Capitanata, secondo lei qual è lo strumento, il primo, insomma, da poter utilizzare per intervenire? Intanto dobbiamo partire dalla consapevolezza che la Capitanata è una grande piazzaforte produttiva di livello europeo, con tutti i problemi che la caratterizzano, ma anche con tutte le risorse di cui essa dispone. Fatta questa fin troppo ovvia premessa, direi che non è solo uno strumento quello necessario, è un insieme di strumenti istituzionali, economici, creditizi, scientifici, imprenditoriali. È necessario però che questi strumenti, che poi sono strumenti nelle mani di uomini, di classi dirigenti, di imprenditori, di docenti universitari, funzionino in logiche di sinergia. Perché se non si fa gioco di squadra, potremmo anche avere delle eccellenze individuali, ma sono destinate a perdere se appunto non c'è uno schema di regia complessivo che funzioni al servizio del territorio. Torniamo alla cronaca, in questi giorni c'è stato un largo raggio dei carabinieri in 6 centri della Capitanata, 16 le persone arrestate. 6 i centri della provincia di Foggia sottoposti nei giorni scorsi ad un controllo del territorio messo a segno dei carabinieri del comando provinciale con l'ausilio di un elicottero del 6° elinucleo di Bari della compagnia di intervento operativo dell'11° battaglione Carabinieri Puglia.
16 in tutto le persone arrestate per vari reati. A Foggia è stato arrestato un 29enne per evasione degli arresti domiciliari, un 37enne perché sorpreso da guida senza patente e un rumeno di 33 anni perché trovato in possesso di 90 metri di matasse di fili in rame che erano state rubate poco prima da via Castiglione. Sempre a Foggia 4 gli ordini di carcerazione eseguiti dai militari. A Ortanove invece un 44enne è stato arrestato perché si era allacciato abusivamente alla rete elettrica per un danno di circa 15.000 euro. A San Severo è stato arrestato un 29enne per furto di automobile. Ad Ascoli Satriano i carabinieri erano arrestato un 21enne per detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso all'interno della villa comunale con alcune dosi di marijuana. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono stati sequestrati 54 grammi di cocaina, 228 di hashish e 880 di marijuana. Sempre per droga, ma a Trinitapoli è stato arrestato un 33enne trovato in possesso di 2 grammi di cocaina. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 70 grammi di sostanza da taglio, grazie alla quale si sarebbe potuto triplicare il quantitativo di cocaina da poter smerciare. Nella sua stanza gli investigatori hanno trovato una carabina d'aria compressa rubata qualche giorno prima. A Cerignola, altro giovane arrestato per droga, si tratta di un 21enne trovato in possesso di 14 grammi di hashish e 2 di marijuana. Arrestato anche un 36enne per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a cui è sottoposto, avendolo sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto di patente. I militari inoltre hanno segnalato alla prefettura, quale assuntore di stupefacente, circa 10 persone e hanno anche rintracciato e riconsegnato ai proprietari circa 10 macchine rubate a Cerignola, Trani, Corato, Bisceglie, Bitonto e Bari. E adesso cambiamo argomento e parliamo di musica. Si chiama All for One, il ciclo di incontri di musica gospel alla Chiesa Gesù e Maria di Foggia, momenti musicali ma anche per riflettere sul senso della famiglia. Il teatro della Chiesa di Gesù e Maria di Foggia farà da cornice ad una serie di concerti di musica gospel a partire da questa sera alle 20:30, un appuntamento che avrà cadenza mensile. È l'idea di un gruppo di amici cristiani nato lo scorso gennaio che puntano ad una crescita spirituale, in particolare tra i giovani, attraverso la musica. Ai nostri microfoni la responsabile di questa iniziativa, Mariella Ciampolillo. La magia del gospel per riflettere sul senso della famiglia, è così? È così. Noi siamo un gruppo di amici, soprattutto cristiani, e che abbiamo questo progetto da portare avanti che si chiama All for One, per dare un messaggio di speranza che Gesù non è solo una chiesa oppure una struttura, ma Gesù è vivo, vive in mezzo a noi, è in noi ed è gioia, pace, amore, ha dato un senso alla nostra vita. E allora noi questo lo vogliamo testimoniare in tante forme, tra cui anche questi concerti gospel. Gaetano Miciche, chitarrista, come strutturerai il concerto? Allora, questa serata sarà una serata musicale, faremo musica gospel. Gospel deriva dalla parola, significa Vangelo, la parola gospel, quindi il nostro obiettivo è quello di trasmettere il Vangelo in musica. Quindi stasera faremo le nostre canzoni, io farò i miei pezzi, dei pezzi che ho scritto e composto in questi anni e che sto mettendo in un CD che uscirà il 29 dicembre a fine anno. C'è un brano in particolar modo che dedichi anche ai giovani? C'è un brano in particolare che mi ha abbastanza segnato ed è uno degli ultimi pezzi che ho scritto, che si chiama Figlio il Prodigo, ed è la canzone che sicuramente tutti conosciamo, la storia tratta dalla Bibbia, la canzone che parla di un figlio che decide di lasciare tutto e poi a un certo punto, quando non ha più niente, decide di tornare a casa. E adesso il calcio, perché oltre al Foggia, la squadra rossonera ritorna anche lo Zaccheria, che riaprirà ai tifosi. Il campionato entra in doppia cifra con la decima giornata che propone domani Akragas Taranto, Catania Lecce, Catanzaro Melfi, Fondi Siracusa e Virtus Francavilla Vibonesi alle 14:30, Messina Casertana e Paganese Juve Stabia alle 16:30, Fidelis Andria Cosenza, Regina Matera e Foggia Monopoli alle 20:30. Il Foggia dunque ritrova il Monopoli proveniente da 4 vittorie consecutive che lo scorso anno violò lo Zaccheria in un match quantomeno rocambolesco e che domani si presenta a Foggia da sesto in classifica con
17 punti a meno 3 dai rossoneri e soprattutto con uno score in trasferta che la dice lunga sulla loro forza fuori dal Veneziani, 3 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. I satanelli cercheranno di riprendersi domani il dovuto, non per sete di vendetta, ma per la stretta necessità di incamerare l'intera posta in palio necessaria dopo i soli 2 punti messi in carniere nelle ultime 3 giornate. Si gioca finalmente a porte aperte e non è cosa da poco. La condizione della squadra è abbastanza buona, ha detto mister Stroppa. C'è entusiasmo, voglia di rifarsi, arriveremo pronti alla partita, sia fisicamente che mentalmente. Previsti più di 10.000 spettatori. Direzione di gara al signor Giua di Olbia. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie di averci seguito. Buon fine settimana a tutti voi. Arrivederci.